Salve a tutti amici di Back Advisor, siamo qui per il display setting della Heatway BK10, ma anche di altre bici che hanno lo stesso display, tipo diversi modelli di biciclette ADO, un display S866, display molto comune e usato per tante biciclette. Andiamo subito ad accenderlo. Una pressione prolungata del tasto on e off e andiamo a vedere quelli che sono subito i dati più importanti del display. Questo è l'ODO, sono i chilometri totali di percorrenza della bicicletta. Poi con un'altra pressione del tasto on e off si passa al trip, i dati momentanei di viaggio, i chilometri. Altra pressione e qui abbiamo la tensione attuale in tempo reale della batteria. Dopodiché qui abbiamo il time, sarebbe il tempo di accensione del display. Questo è uno dei display con più settaggi in assoluto, ne ha ben 20, ma ora entriamo subito nel cosiddetto menu segreto con una doppia pressione del tasto più e meno. P01 indica il livello di illuminazione del display da 1 a 3. Noi lo settiamo a 2 perché ci sembra il migliore compromesso. Andiamo avanti con il tasto on e off. Come vedete questo display torna subito dietro alla schermata principale. Cercheremo di fare il più veloce possibile. P02, qui si cambia l'unità di misura di percorrenza o in chilometri o in miglia, 0 chilometri e 1 miglia. Andiamo avanti. P03, qui abbiamo la tensione della batteria, che per la nostra bicicletta, nella fattispecie la Heatway BK10, è 36 volt, però come vedete è settabile anche ad altre tensioni, quindi se possedete qualche altra bici tipo una ADO che sia a 48 volt, questo valore sarà comunque impostato su 48 volt, però in ogni caso vi consiglio di non toccarlo per evitare problemi. P04, questo non è altro che il timer di spegnimento del display. Noi l'abbiamo settato come è di fabbrica a 10 minuti, ma possiamo fare anche meno. Lo lasciamo così. P05, sono i valori di assistenza. Settato a 0, l'assistenza sarà su soli 3 livelli, mentre settato a 1, l'assistenza avrà 5 livelli. Se volete possiamo andare a verificare. L'abbiamo settato a 1 e i livelli di assistenza sono 5, mentre se settiamo a 0 i livelli di assistenza saranno 3, 1, 2 e 3. Siamo passati a P06, dove abbiamo il diametro della ruota, che per la bici in questione, la Heatway BK10, è 20 pollici, ma se siete possessori di una bicicletta con ruote da 16, il parametro deve essere impostato a 16. Andiamo avanti con P07. 01 è l'impostazione di fabbrica, e non è altro che il numero di magneti presenti nel motore.
E attenzione, questa non va toccata. Rimaniamola così come di fabbrica. P08 è il limite di velocità. Se vogliamo impostarlo legale per le strade cittadine, lo rimaniamo a 25 km/h. Altrimenti lo possiamo settare al valore che vogliamo, tenendo ben presente che dopo i 25 km/h dovremmo usare la bici in strade private. P09 è lo zero start. Lo zero start ha due opzioni, 0 e 1. Con il settaggio a 0 avremo l'acceleratore che funziona da fermo. E con settaggio a 1 avremo l'acceleratore che funziona solo in movimento. Però ora non è il nostro caso perché la Hitway non monta di serie l'acceleratore, mentre altre bici potrebbero montarlo. Adesso andiamo avanti. P10 non è altro che la modalità di guida e oscilla da o 0 o 2, e noi la lasceremo come valore di fabbrica sul 2. P11 è la sensibilità della pedalata assistita. Che cosa vuol dire? Vuol dire che più si aumenta questo valore e più ritardo avremo in partenza con la pedalata. Più diminuiamo e più la nostra pedalata sarà reattiva. Passiamo a P12, è la potenza dell'accelerazione. Dell'accelerazione per chi monta l'acceleratore sulla bicicletta, ma non è questo il nostro caso, come abbiamo detto prima. Ci sono valori settabili da 0 a 5. 5 l'acceleratore ci erogherà il massimo della potenza e più scendiamo e più sarà minore l'accelerazione. P13 è il settaggio del sensore del pass, che comprende appunto 12 magneti. Quindi è un valore che va rimasto così come di fabbrica. Adesso P14 è l'amperaggio del controller, cioè a quanti ampere lavora la nostra centralina. Noi vi consigliamo di rimanerlo così perché è l'amperaggio giusto per la centralina che monta la bicicletta. E di non esagerare se non vogliamo andare incontro a problemi. Adesso siamo su P15, non è altro che il limite di scarica della batteria, ossia ora è settato su 29 volt. Che cosa significa? Significa che quando la batteria arriva in tensione 29 volt, la bici va in una sorta di protezione e si spegne. Naturalmente questo è un valore consigliato dalla casa madre, quindi noi consigliamo di rimanerlo così. Andiamo su P16, dove possiamo azzerare lodo, il contachilometri. P17, qui c'è l'attivazione e la disattivazione del cruise control, che si attiva tenendo premuto l'acceleratore per un tot di tempo, ma qui l'acceleratore non c'è. Andiamo avanti con P18, settato a 100, ci fornirà la velocità reale della bicicletta, quindi ci darà il rapporto tra velocità reale e contachilometri,
che settato su 100 ci darà il valore giusto, quindi rimaniamolo così. Siamo su P19, che sarebbe la modalità di assistenza, che purtroppo su questa bicicletta non funziona, però su altre bici tipo la Ado vi possiamo dire che settato su 0 questo valore farà partire le modalità di assistenza da 0, mentre settato a 1 eliminerà il valore 0 dalle modalità di assistenza. Andiamo avanti con l'ultimo parametro, il P20, che è un valore che non va assolutamente toccato. Perché? Perché non è altro che il settaggio del sistema di comunicazione tra il display e il controller. Quindi, per evitare problemi, vi consigliamo di lasciare 0 come parametro di fabbrica. Bene ragazzi, abbiamo finito con questo display setting della Heatway BK10, ma anche delle varie biciclette Ado. Se questo video vi è stato utile o vi è servito, mi raccomando, mettete un like e per supportarci iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere aggiornati sempre sui nostri contenuti. Ciao!